Buonasera, ben arrivata. Non so se siano più emozionate le madrine o le pupille, esatto. Però ci fa molto piacere che lei abbia accettato di partecipare alla nostra iniziativa e che sia la madrina ufficiale di Alice. Sappiamo quanto è importante il settore nautico per il vostro territorio di regione affacciata sul mare e immagino che a livello occupazionale sia ai primissimi posti. Sì, è importantissimo. Anzi, credo che non si abbia la percezione forse di quanto sia importante. E lei ha detto una cosa molto giusta. Io credo che i giovani non abbiano idea di che cos'è il mondo della chiamiamolo della nautica, che va dalle navi ai porti, a tutto quello che gira intorno. Ci sono tantissime possibilità di lavoro, di impiego, che però quando uno decide di iscriversi a una scuola non conosce, e in questo forse bisognerebbe lavorare per assolutamente aiutarli. Magari voi madrine, esatto, potete essere un faro, un punto di riferimento e potete eventualmente consigliare anche le ragazze. Nel suo caso lei è titolare della GF Group, la più grande impresa di tutta l'Europa mediterranea nell'attività di importazione, quindi ovviamente si parla di trasporti marittimi. Quindi una giovane all'interno della sua azienda può cimentarsi con uno stage eventualmente appropriato per valutare da vicino quale potrebbe essere poi l'inclinazione più adatta per le proprie capacità. Direi di sì, infatti per lei ho in mente un percorso che non sia solo, noi abbiamo una società di armamento che quindi ha delle navi, dove, che magari per lei è più comprensibile perché è più vicino al suo corso di studi, ma abbiamo anche un terminal portuale dove potrai vedere dove le navi arrivano, abbiamo una casa di spedizioni e quindi potrà vedere come le merci vengono sdoganate, vengono importate, abbiamo l'agenzia marittima, cioè potrà fare un'esperienza completa per poi decidere cosa Alice, le piace penso che di più. Tu, esatto, ti possa ritenere non fortunata, fortunatissima, perché ti si sta offrendo veramente una grandissima opportunità e soprattutto una splendida madrina come Raffaella Orsero. Quindi la premiazione viene fatta da Veronica Piolini, che è la ragazza del Nautico che aveva vinto l'anno scorso la borsa di studio e il premio, e quindi passa il testimone a Alice Scarzello, mentre il nostro Giovanni consegna il piatto di Vanessa Cavallaro con l'incisione di seconda edizione premio profilo donna junior anche alla nostra madrina. Ma come vedete dietro abbiamo sempre anche i nostri Marco e Simona Abaton che consegnano questi bellissimi cadeau insieme ovviamente alle cose personalizzate di Progetto Donne Futuro sia alla madrina e sia alla pupil. Vi riempiamo di regali questa sera. Grazie per essere stati qui con noi e questa è la cosa più importante, ovviamente, grazie. La borsa di studio. Grazie. Grazie, un applauso, grazie. Settore nautico. Grazie mille.